Questo spazio è uno spazio che è metafora del nostro Ateneo e del suo cambiamento. Un Ateneo tradizionale, un Ateneo ricchissimo di storia, i muri attorno a noi lo dimostrano, ma dentro questa storia, nella culla di questa storia, grande modernità, grande spazio all'innovazione, un'innovazione che non è solo di tecnologia, ma anche di modalità di affrontare quel rapporto straordinario che è il rapporto docente-discente. L'ostacolo è il contesto storico purtroppo ci pone dei limiti, non sempre è possibile fare tutto quello che vorremmo, ma in realtà qui abbiamo cercato di fare quello che volevamo e secondo me ci siamo anche riusciti. E-learning non è solo una sala giochi con tanti strumenti, e-learning è un modo nuovo di fare didattica. I learning spaces significano uno spazio che sia fisico e deve essere adeguato, sia mentale, sia virtuale. È evidente che l'Università di Pavia si è lanciata già 6 anni fa a cercare di realizzare questi spazi e questi centri per la diffusione delle metodologie di e-learning, ristrutturando le varie aule informatiche, facendone di nuove, facendo in modo che si potesse accedere facilmente agli strumenti a disposizione in questi spazi. L'irruzione delle tecnologie negli studi e nell'apprendimento ha cambiato molte cose, soprattutto costruito immense moli di contenuto. Questo ha fatto in modo anche di cambiare il ruolo degli attori del processo di conoscenza, da una parte del docente e dall'altra parte anche dello studente, quindi ha un ruolo più partecipativo e di collaborazione alla costruzione dei contenuti. Abbiamo iniziato a creare questi spazi, appunto denominati learning spaces, che io credo siano molto promettenti per quanto riguarda la didattica, per la registrazione, per proporre anche ai nostri studenti opportunità di rivedere dei corsi che siano stati da noi registrati, ma anche possono andare a costituire luoghi dove sviluppare dei lavori di team anche multidisciplinare con progetti interdisciplinari.